Roberto Cuomo oggi lo possiamo dire, anche perché purtroppo lo fecero tutti il tuo nome, poi ne parleremo dopo. 58 giorni dopo rivedi finalmente la luce, rivedi l'esterno, rivedi anche il castello che è alle nostre spalle con questo fantastico panorama. Robby, sei ufficialmente guarito, il primo caso ischitano. Come hai vissuto questi 58 giorni, sia dal punto di vista proprio clinico, quindi di salute, che dal punto di vista psicologico? Sì, come sapete le vicende un po' del coronavirus, sappiamo tutti come agisce, come opera e come influenza il nostro corpo. E personalmente non è stata difficile quanto ho potuto constatare sui miei affetti, su mia madre, su mio padre, però comunque non è stato semplice convivere con il virus, è stato difficile l'isolamento, soprattutto nelle prime settimane, stare completamente soli nella propria camera, mangiare sempre da solo, restare sempre da solo, avere ogni cosa disinfettata, curata, messa lì a casa. Posso parlare un po' per i miei genitori, è stato veramente difficile, quindi è sempre qualcosa con cui non scherzare, quindi attenzione alla prevenzione. Non è semplice restare vicino ai propri genitori, ai propri affetti, cambiare gli stracci in fronte a propria madre, sperando che comunque la febbre si abbassi, restare vicino a lei e sentirla col respiro affannato o vicino al telefono e sperare che non sia l'ospedale che ti chiami che papà sta peggiorando. Quindi sono stati sicuramente momenti difficili. Personalmente li ho superati dopo una settimana circa, io già ne ero fuori dal punto di vista clinico, anche se poi i due tamponi negativi sono arrivati, ecco, dopo 58 giorni. È stato bello avere un po' vicino alcune figure, come anche il sindaco si è mostrato molto vicino, mi chiamava ogni giorno la guardia medica, l'ASL. È stato bello avere vicino tutte queste persone. Psicologicamente parlando non è stato semplice perché un po' ce ne si può sentire responsabili, comunque tornando da un viaggio, ma l'unica soluzione che era quella di tornare a casa, non puoi restare altrove. Robby, che cosa hai pensato nei giorni in cui erano tra l'altro i primi giorni di differenza e diciamo ci fu quella caccia alle streghe su di te, sulla tua famiglia con la diffusione di quei documenti? È la paura che fa agire così. Ero il primo caso, sono stato il primo caso, il primo cittadino italiano, isolano, a contrarre questo virus. Quindi è la paura di ciò che non si conosce. So che chi ha tirato fuori quei documenti, che comunque aveva un certo potere su quei documenti, lo ha fatto come te li faccio vedere chi sono, quindi se li vedi in giro, supermercato, farmacia, stai attento. Però la catena che si innesca dopo è una catena molto pericolosa che comunque ha portato alla diffusione di documenti anche di tre minori, oltre di persone che non c'entrano nulla con la mia famiglia, fra le quali mia sorella che abita dietro casa mia. Quindi comunque persone che non c'entravano in questa faccenda. Ribadisco, secondo me è stata la paura che ha spinto ad agire in questo modo. Purtroppo la paura, oltre a proteggerci in alcuni casi, può anche farci fare cose molto stupide. Robby, in conclusione, questo nuovo giorno quasi di rinascita sembra, no? Dopo 58 giorni, che cosa hai provato quando hai potuto prendere la tua moto e qui a fianco, no? E insomma hai potuto fare un giro, che cosa hai provato? Sì, mi sono semplicemente limitato a fare la benzina perché era ferma praticamente da molto, un mese prima del mio viaggio, quindi è stata ferma per un po', soltanto la benzina. Anche se dal 4 maggio possiamo fare un po' tutto, cerco comunque di limitare le mie uscite, saranno soltanto, ecco, per i rifornimenti, quello che è strettamente necessario. Io credo che dal 4 maggio non sia cambiato molto, il virus è sempre lui, non è cambiato. Quello che può essere cambiato è la nostra prudenza, quindi dobbiamo sempre essere prudenti, sempre dimostrarci accorti. Che cosa ti senti di dire in conclusione a chi magari sta ancora combattendo con questo virus e a chi magari purtroppo sfortunatamente domani sarà costretto a combatterci? Purtroppo non si possono fare paragoni tra una persona all'altra, come già tra me e mia madre c'è un abisso nella risposta del corpo, anche nel debellare il virus. Quindi non posso fare questo tipo di paragone. Quello che posso fare sicuramente è invitare tutti quanti ad avere un senso di comunità più affiatato.
sentirsi parte di un organismo più grande che non vogliamo fare ammalare. Quindi, se è in tuo potere, dici lo posso fare, posso uscire, ma puoi stare a casa invece, evita. Non andare a trovare il parente, se puoi evitare, se è una scusa. Cerca di limitare il più possibile, anche se puoi farlo, se ti è concesso adesso con la nuova regolamentazione.